le persone con disabilità in Italia sono circa 3 milioni, considerando anche le loro famiglie, ci troviamo a un complesso di non meno di 10 milioni di persone colpite direttamente o indirettamente dai problemi della disabilità. La questione però che noi della Lega Arcobaleno affrontiamo non è tanto di battersi per i 10 milioni di persone, perché significherebbe combattere per una, quasi starebbe a dire per un clan, anche se non, non malevolo e non brigante. Ma sembra un paradosso, noi diciamo sempre che ci battiamo più per i 50 milioni di normaloidi, perdonatemi, così noi li chiamiamo, che per i 10 milioni. Insomma, voglio dire, al di là dei paradossi, che se riusciamo a conquistare la libertà dall'handicap, avremo costruito una società rivoluzionante e rivoluzionata, in cui l'inclusione sociale delle persone con disabilità comporta un rimodellamento della società. Qual è una delle grandi conquiste fatte dall'Italia? L'inclusione degli studenti con disabilità nelle scuole ordinarie. Guardate che tuttora, ultimamente ho rappresentato l'Italia in un dibattito in Germania, dove c'erano anche altre nazioni europee, e beh, risulta che in Germania, Inghilterra, Francia ci sono ancora le scuole speciali. Ora, l'inclusione ha rimodellato, o almeno in teoria, poi in pratica vedremo i problemi in Italia, ha rimodellata l'organizzazione scolastica. Addirittura, finalmente, gli insegnanti hanno capito che devono insegnare alla società, cioè che la società è composta da una serie di diversità, fra cui quella della disabilità. Prima insegnavano solo ai normaloidi, agli studenti, specialmente quelli bravi, intelligenti, erano i preferiti. Adesso devono trattare fronte a fronte con il disabile, con casi spesso molto seri e molto difficili, e quindi anche loro hanno dovuto cambiare modello di insegnamento. Così il modello interpersonale tra studenti, quando c'è lo studente con disabilità, per esempio in carrozzella, e se trovo il compagno di classe che mi spinge, lui andrà piano, non è che può correre come gli altri, deve rimodellare il suo passo. Ecco perché diciamo che la battaglia oggi va fatta per rimodellare la società, partendo da inventare scelte politiche diverse. Vorrei sfatare un ultimo punto, poi così chiariamo a mano che cos'è questa Lega Arcobaleno. Ci dicono sempre: siamo d'accordo con voi, però i soldi non ci sono. Noi diciamo che i soldi ci sono e che invece di spenderli per la morte, li spendessero per la vita. Io vorrei ricordare che l'Italia ultimamente, mentre c'erano in Italia le ultime finanziarie, compreso quest'ultima, ma anche la precedente, sino a portare a zero il fondo per le persone non autosufficienti, contemporaneamente acquista 104 cacciabombardieri per un totale, se ricordo bene la cifra, intorno ai 130 miliardi di euro, grosso modo, la cifra esatta non la ricordo, ancora il valore. Cioè, voglio dire, attenzione, a parte il fatto che direi che i cacciabombardieri non servono per dare la caccia alle farfalle e che quindi creano morte, ma la creano prima ancora di sparare, perché distoglie i soldi per la vita e la qualità della vita e li destina a un'altra scelta. Ne potremmo fare molti di questi esempi. Io credo che dobbiamo prima di tutto imparare noi a dire: i soldi ci sono, spendeteli meglio. Perché se noi stesse persone con disabilità cominciamo a dire noi che i soldi non ci sono, e lo diciamo al nostro sindaco, al nostro governatore, al nostro parlamentare, al nostro ministro, e beh, allora c'hanno ragione loro. E quindi questo, c'è già una scelta di fondo. Se vuoi la libertà dall'handicap, comincia a dire la verità, non solo contro gli altri, ma anche contro certe distorsioni che fa molto e spesso anche l'associazionismo. Nessuno è innocente in questo campo. Proprio nessuno. Bruno, tu da quale problema, se avessi insomma la bacchetta magica, da quale problema sull'handicap partiresti? Posso fare una battuta? Se avessi la bacchetta magica per andare in Australia. Questa sarebbe la battuta. Ma in realtà quello che noi insistiamo
parlo Lega Arcobaleno, ma in questo caso anche altre associazioni, è che hanno bisogno di risolvere il problema dei gravissimi. Quindi io sto in carrozzella, per me sarebbe facile dire il mio problema è togliermi il gradino, no? E certo, se mi togli il gradino, mi fa piacere, insomma, non è che sono stupido, insomma, dalle gambe, mica il cervello, insomma, non è che sono scemo. Ma non hai risolto il problema della disabilità. O risolvi la lotta contro l'emarginazione, va fatta colpendo l'emarginazione più grave, non l'emarginazione più facile da risolvere. E questo in tutti i settori dell'emarginazione. Quindi, ricordiamoci, io non sono, sto parlando, gravissimi che intendi. Ecco, intendo dire, vi sono, in Italia si calcola non meno di 200.000 persone che hanno una serie tali di patologie di disabilità che lo rendono non autosufficiente per le minime cose. Siccome dire non autosufficiente per le minime cose, chi ascolta non si rende conto che, allora parliamoci meglio, da solo non può fare nemmeno la cacca. Va bene? Così ci siamo capiti meglio. Perché non è in grado nemmeno di andare in gabinetto. È chiaro, non è in grado di vestirsi, di lavarsi, di pettinarsi, di tutto quello che volete. Cioè, è una persona che non ha tutte le funzioni vitali, ma non ha l'esercizio di quelle funzioni vitali. Figuriamoci se parliamo di sessualità in quel caso, insomma, no? Quanti problemi tira fuori. Ecco, allora dico, o noi risolviamo quei tipi di problemi, non speriamo che migliori, è un'offesa, quello non migliora. Diamogli la possibilità di vivere al meglio ciò che può fare. Significa dargli tutti i sostegni. Per esempio, noi abbiamo preparato proposte di legge per l'assistenza indiretta, cioè avere l'assistente alla persona, non l'assistente domiciliare. Cioè, non mi interessa, mi pulisci bene casa, a me mi lascia a letto. No? Portami a spasso, portami alla sala da ballo, magari in barella, a casa rimane sporca, poi lo vedremo. Ad esempio è quello. Ovviamente sostegno alle famiglie, guardate che il grande dramma di queste persone è che si travassa sulle famiglie, e sempre per essere schietti, sulle mamme, sulle mogli. Perché poi i papà, male che papà vanno a lavorare, dicono, oppure molti abbandonano la moglie. Molti, molti casi conosciamo. È la donna che ha un ulteriore aggravio a tanti altri che già la società gli dà e che ben sappiamo. Allora dico, ma è lo Stato lì dove? Le istituzioni, il comune, dove stanno? Lì dobbiamo battere. E state sicuri, come noi conosciamo persone, io conosco uno che non è che sei consigliere comunale, per esempio adesso non lo è più, ma è stato eletto a suo tempo, quindi comunicava, deliberava, però era in condizioni di questo genere. Ma non parlava come? No, lui con la macchinetta. Ah, ho capito. Una macchinetta tirava fuori. Quindi comunicava attraverso un sintetizzatore vocale? No, proprio la macchinetta, non parlava proprio niente. Usciva fuori una striscetta di carta. E allora voglio dire, io non ho detto cos'era Lega Arcobaleno, ma tanto forse sembra una cosa burocratica, lo diciamo così tanto come breve informazione. Lega Arcobaleno è una federazione di associazioni anomala, perché ci si può scrivere anche come singole persone. Quindi, diciamo, se è una federazione di associazioni, la singola pure. E un nostro orgoglio è che la maggior parte dei nostri iscritti non sono né disabili né parenti di disabili. Diciamo, allora che siete matti? Non è che siamo matti, è che siamo persone convinte che bisogna battersi per la libertà di essere persona, libertà della qualità della vita, con tutti i limiti certamente che certe condizioni ci comportano. Ma io come iscritta alla Lega so quello che c'è da fare, certo. Però per esempio se uno... Perché tu non ti riferisci direttamente al solo disabile, ma anche a persone che hanno, come me, innato un senso, io lo chiamo di giustizia. Mm-hmm. Quello che io chiamo di libertà è uguale. Per me è giustizia. A me mi fa male sapere che ci sono delle persone che non per colpa loro vivono una condizione di grande difficoltà, e quindi vorrei dare una mano a pareggiare questo gap, vorrei che avessero delle possibilità. Infatti a me piace una cosa che hai detto, dice, siccome per giustizia voglio battermi quindi contro l'ingiustizia. Certo. E io qui dico solo attenzione a non combattere per bontà. Noi temiamo moltissimo le persone di buon cuore
che voglia aiutare le persone con disabilità. Quasi che, meno male che aiuto il disabile così vado in paradiso. Noi vogliamo i diritti. E siccome molti dicono, sì, io sono d'accordo con voi, ma non so che fare. Beh, scusate, ma voi ce l'avete 5 minuti di tempo, magari tra un carosello e l'altro della sera, tra un pippo bau dell'altro, per fare una telefonata a uno degli assessori che te dico io, ad esempio, o ad un parlamentare che te dico io, indipendentemente dai partiti? Io non mi dire che non c'è niente, che non puoi fare nulla. Io mi ricordo quando hai fatto quello sciopero della fame contro quel ministro perché non attivava gli autobus accessibili. Accessibili e che dicessero la fermata per i non vedenti, sì, no? Esatto, tutta quella serie di... Adesso la gente ce l'ha, ma allora non sa da che cosa proviene. Tutta quella serie di telegrammi che avevi fatto mandare dalle persone. Questo è l'altro esempio. Nell'ambito delle lotte non violente, ricordiamoci che il disabile può essere protagonista delle proprie battaglie. Io scherzando dico sempre, io sapete perché non posso fare le lotte violente? Perché mi tocca trovare l'amico bombarolo che butta le bombe, perché se butto io le bombe poi non posso scappare. Ma se io faccio la lotta non violenta, tu hai parlato del sciopero della fame. Allora io sono protagonista, disabile o non disabile, io sono attivo nel mio destino. Noi stiamo vivendo un momento tremendo sulla disabilità, anche sulla disabilità, direi sull'emarginazione. Infatti noi dobbiamo legare le lotte alle battaglie con la disabilità alle battaglie contro tutti i tipi di emarginazione, che è frutto di una mentalità unica che separa chi non è adatto a, lo separa da chi è ritenuto non adatto. E io credo che dobbiamo tentare di accendere il fiammifero della speranza. Vorrei proprio terminare questi ultimi minuti a disposizione con questo concetto. Come Lega Arcobaleno cerchiamo di tenere viva la fiammella della speranza, però facendo delle cose. Sperare senza fare è un imbroglio. Io spero se agisco per ottenere. Posso perdere certamente nella battaglia, però questo mi rende vivo. Io credo che preferisco la persona con disabilità che perde 1000 battaglie tentando di vincerne una, piuttosto di quelli ben pensanti, tanto buoni e tanto dolci che dicono spero che tu vivrai un giorno meglio. Ecco, spera di meno, agisci di più. Poi chi ne può sapere un pochino più di noi, vedo che scorre anche il sito nostro www.legaarcobaleno con una sola, mi raccomando, legaarcobaleno.it, e lì avrete tutti i nostri recapiti, ma anche non solo le cose che abbiamo fatto, perché poi tutto sommato, ma tante leggi, tante disposizioni, tante cose che esistono, che voi dovreste, tante informazioni che noi aggiorniamo continuamente ogni 10-15 giorni, quindi anche come punto di riferimento e di speranza. Ogni cosa positiva che c'è è un altro fiammifero acceso da tutti. Grazie.